Ben ritrovati ragazzi sul mio canale Mical. Come avete potuto vedere dalla intro, oggi vi parlerò di una lampada smart. Eh sì, anch'io ho acquistato da IKEA. Ma vediamolo insieme, dopo la sigla. Allora ragazzi, la lampada che ho acquistato appartiene a una serie che si chiama Sovinden. Può essere utilizzata sia da interno che da esterno. La lampada che io ho comprato ha un diametro di 27 cm, è a forma di semiluna, ha un design semplice, pulito, elegante, minimal, però esiste anche una variante da 18 cm. Il prezzo è di 15 euro per la variante da 27 cm e di 9 euro per la variante da 18 cm. La cosa che mi ha colpito di questa lampada è che è facile da pulire poiché nella parte sottostante vi è un piccolo tappo, facile da smontare. Questo permette di poter accedere facilmente all'interno della lampada, quindi di poterla pulire, e poi ecco come è composta al suo interno, ovvero nel tappo vi è un LED con una luce calda, pannello solare, un piccolo pulsante con le due modalità chiaramente on e off, e una batteria già integrata di 750 mAh, che secondo il manuale di istruzioni presente all'interno dello scatolo, garantirebbe una durata di circa 2 anni. Ma scopriamo insieme come funziona la lampada. Allora, ragazzi, come vi dicevo nell'introduzione di questo video, la lampada Solvinden che ho scelto io ha una misura di 27 cm. Si presenta con un design molto semplice e minimal, una forma a semiluna. È molto leggera. E ancora c'è un po' di luce, per cui non si è accesa alcuna lampadina al suo interno. Vediamo che cosa succederà più tardi. Ed ecco ragazzi, a distanza di qualche ora, come si presenta la nostra lampada. Allora, la luce non è particolarmente potente, però svolge bene la sua funzione. Sicuramente per illuminare un terrazzo abbastanza grande ce ne vogliono almeno tre. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a mettere mi piace e condividerlo. Per chi volesse acquistare la lampada, ho messo il link sotto la descrizione del video. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Saluti da Michele e dal canale Mical.